Eugenio Scalfari, lei ha scritto che la Francia e i suoi alleati devono scendere sul terreno con truppe di terra perché la guerra non si può vincere senza farla. Ma qui siamo di fronte a una guerra asimmetrica, no? Come quando parliamo di guerra contro il terrorismo, Sì. e il prezzo che si rischia di pagare può essere altissimo. Sì, io non ho detto esattamente che la guerra non si può vincere senza farla, perché la guerra la sta già facendo la Francia, gli Stati Uniti, la Russia, quelli che bombardano, quella è già guerra. Sì, però nessuno di Allora, questi ecco, allora io mi mette sono gli limitato a scarponi sul terreno. precisare, dal mio punto di vista, che questa guerra deve contenere, visto che si fa, deve contenere anche una guerra terrestre, perché i soli bombardamenti, quelli cambiano posizione, si disperdono, c'hanno come tutti, specie lì, i luoghi dove le bombe non arrivano, insomma, non devi fare anche, se vuoi fare la guerra, la devi fare. D'altra parte, adesso qui faccio, così poi non parlo più di queste, voglio fare un punto filosofico, brevissimo. Io ho scritto un libro molto recente che si chiama L'allegria, il pianto e la vita. E lì un capitolo intero io lo dedico ai quattro sentimenti che giudico fondamentali nell'animo di ogni persona umana: il potere, la guerra, l'amore, la pace. E mi domando, qual è quello che prevale? Cioè, qual è la situazione che tutti gli uomini di qualunque razza e religione considerano normale, vivono in quella che poi di tanto in tanto è interrotta dall'altra. E sono arrivato, e qui concludo su questo punto, alla conclusione che lo stato normale dell'uomo è il potere e la guerra, mentre ogni tanto si interrompe con l'amore e E la la pace. pace. Ma penso che per smantellare uno stato abusivo, illegale dal punto di vista del diritto internazionale, così come si fece nel 90 quando si andò a stanare gli iracheni che si erano presi il Kuwait, penso che sia legittimo fare un'offensiva di terra. È chiaro che l'offensiva di terra, per non apparire come l'ennesima prosecuzione della guerra dell'Occidente all'Islam, perché questa purtroppo è l'idea che noi abbiamo dato a molti islamici, a quasi tutti gli islamici, andandoci a immischiare in Iraq e in Afghanistan con pretesti assurdi che non c'entravano niente con l'attentato delle Torri Gemelle, bisogna coinvolgere, come si fece allora, la Lega Araba, bisogna coinvolgere tutti, no? E soprattutto avere, come si ebbe allora, un obiettivo preciso. Le guerre si fanno per raggiungere un obiettivo. All'epoca non si decise di spodestare Saddam Hussein, si decise di liberare il Kuwait, punto e basta. E Saddam Hussein rimase al suo posto perché non era un problema nostro. Quando il figlio di Bush invece ha deciso di fare altro, cioè di far decidere all'Occidente chi doveva governare Quindi tu in hai Afghanistan e in Iraq, abbiamo creato l'ISIS. Perché i bombardamenti, oltre a non colpire le roccaforti che sono nascoste, creano anche moltissime vittime civili e pochissime vittime militari. E le vittime civili rinfocolano ulteriormente il revanchismo delle popolazioni, regalando manovalanza all'ISIS, che ne ha già in abbondanza. L'ISIS ha tutti volontari. Mentre i governi che la combattono hanno tutti eserciti mercenari. La forza dell'ISIS purtroppo è avere tanti fanatici che si arruolano vogliosi di andare a morire per quell'ideale folle. Questo è il problema. E chi glielo ha inculcato quell'ideale folle? Gli abbiamo aiutati anche noi a inculcarglielo. Appunto, il bombardamento, solo il bombardamento, crea vittime innocenti, perché Spesso molti quelle civili, e sì. quindi non basta, o addirittura va limitatissimo e lo si limita passando per truppe di terra. Ora, non è detto che queste truppe debbano essere
europee o americane, perché già quelli hanno detto che le truppe, gli americani, non le mandano, i russi anche loro non le mandano. In Europa è la stessa cosa. Allora, però ci sono truppe di appoggio che possono essere impiegate, che sono intanto l'esercito, quella parte di esercito che dovrebbe essere rafforzata di Assad, sperando che Assad poi se ne vada, è già previsto questo, ma intanto un piccolo così esercito siriano esiste. I giordani, che non sono molti come esercito, però, e i curdi. Ecco. E poi ci sono altre i turchi. Sì, però... Allora, quindi un esercito di questo tipo si può mettere sul terreno, anche perché loro, l'IS, come esercito combattente a terra, ne hanno molto poco. Non hanno un grande esercito. Ma scusa, vivono... Renzi quando è così cauto, va bene? Quando Renzi è così cauto... Allora, qui si pone un altro problema, che secondo me è il problema numero uno che l'Europa dovrebbe fronteggiare. E cioè, io sostengo da sempre la necessità degli Stati Uniti d'Europa, però mi rendo conto che quello comporta. Ma qui ci dovrebbe essere una cessione immediata di solidarietà, di sovranità per la difesa comune, la politica estera comune. Una cessione di sovranità immediata. Se non ci fosse la cessione di sovranità, che lì è addirittura gli Stati Uniti, lei pensa che... ci sarebbe uno Stato qualunque degli Stati Uniti che dice allora, siccome voi mandate piloti a bombardare, possono anche essere abbattuti, i piloti della California, il governo della California decide che non vadano. No, è possibile questo? No, certo, questo non è possibile. È possibile che alcuni Stati americani erigano muri per non far passare quelli che vengono dal Messico, dal Porto Rico? Non è possibile, non è possibile. Arriva la Guardia Nazionale e li mette dentro, li smonta i muri, no? Allora non si può vivere una situazione come quella che stiamo vivendo senza che l'Europa abbia una politica europea stabilita dall'Europa e una politica della difesa dell'Europa. Marco Travaglio, Renzi, nei confronti del quale tu sei molto critico, il tuo giornale, in questo frangente invece tu hai scritto che si sta muovendo bene. Perché? Si sta muovendo bene perché l'idea di partecipare ai raid aerei così a casaccio, come si sta facendo in questo momento, in ordine sparso, sarebbe stata un'idea folle. E aggiungi, Marco, scusa se aggiungo una cosa a quello che stai dicendo. In più, gli obiettivi da bombardare sono già bombardatissimi. Esatto. Quali altri obiettivi? Che facciamo? Aggiungiamo tre aerei nostri a... Certo. Scusami. No, ma è esattamente così. Cioè, fino a quando non ci sarà un'azione coordinata... a vasto respiro come quella dell'89-90, io penso che Renzi faccia bene a dire: momento, vediamo quali sono gli scopi, quali sono che cosa vogliamo farne dopo di quel territorio. Lo restituiamo alla Siria, ma la Siria sarà governata ancora da Assad o no? Perché poi la ragione per cui molti non si vogliono impegolare è che, per esempio, l'alleanza con la Russia comporta il fatto che Assad possa addirittura decidere la propria transizione, cioè i russi vogliono consentire ad Assad, fermo restando che se ne vada, e io non lo so se poi se ne va, perché è un gran furbone e ha già fregato l'Occidente più volte, Assad pretende comunque, per andarsene, di poter indire lui le elezioni e far vincere le elezioni da chi vuole lui e da chi fa comodo a lui, mentre gli americani hanno un'altra posizione, dicono prima se ne va Assad e poi cominciamo a ragionare. Vabbè, se magari lasciassimo decidere i siriani in elezioni
il esatto. più possibile. In questo ginevraio io credo che Renzi migliore. Faccia benissimo a non fare azioni muscolari come chiedono alcuni esagitati del nostro centrodestra. Dove invece mi sembra molto ambiguo è nella politica delle alleanze anche commerciali e finanziarie con gli stati dall'Arabia Saudita, vedi la missione recente a Riyadh, ad altri stati come il Qatar e il Kuwait, che noi aiutiamo anche militarmente con forniture di armi e che si stanno rivelando i principali finanziatori dello jihadismo. Lì bisogna cominciare a discutere se pecunia olet o pecunia non olet, perché poi il giro delle armi lo conosciamo, di solito c'è sempre qualcuno che impugnando un'arma italiana ci spara nel caso in cui noi andiamo lì a combattere. Io il problema della sinistra oggi non si pone, non è quello il problema. Il problema è come affrontare una situazione in cui c'è una guerra che non è, che appunto è una, la chiamiamo guerra perché non saprei come altro chiamarla, ma non è nei canoni, diciamo, ufficiali. Ecco, non c'è uno Stato, quello non è uno Stato. Dice di essere uno Stato, ma è una cosa del tutto diversa. Quindi, per di più, arruola degli eserciti, quelli sì, di terroristi, ma se lei pensa che soltanto in Francia ritengono che i terroristi arruolati, già cellule già pronte a operare, sono 1500 persone. Allora, sembra poco. Ma questo popò di roba che hanno fatto a Parigi da venerdì... Erano in nove. Erano nove, dieci, vogliamo dire che con quelli collaterali che li appoggiavano senza combattere, ma con le comunicazioni, con le macchine, automobili, eccetera, vogliamo dire che erano 20. Ah, proprio. Ah. Allora, 1500. Questi sono eserciti. Noi ne abbiamo... Diciamo, il ministro degli interni dice che sono meno di 100, poi si scopre che sono molti di più quelli italiani, non sono quelli che risiedono in Italia, sono di più perché ci sono una serie di simpatizzanti di alcune moschee che sono pronti. E quindi? E quindi quelli sono, allora lì si pone il problema. Che facciamo con questi? Come ci comportiamo con l'Islam? Ma forse potremmo cogliere l'occasione di questo grande dibattito sui nostri valori, no? I valori dell'Occidente che sono messi. Se li abbiamo, li nascondiamo molto bene, devo dire. Oggi Daniela Ranieri sul Fatto ha scritto un bel pezzo per ricordare che i primi a combattere i nostri valori siamo noi, che li stiamo smantellando a uno, avevamo un valore che era il welfare, lo stiamo un po' smantellando, no? Avevamo il valore del parlamentarismo, della democrazia parlamentare, le costituzioni vengono cambiate, Scalfari su questo sarà d'accordo con me, la riforma costituzionale, cioè facciamoglieli anche un po', rivalutiamoli noi questi valori e poi facciamoli assaggiare anche un po' agli immigrati, perché io penso che il peggio che noi possiamo fare è quello di farli incazzare tutti. Le politiche che predicano le destre sono politiche, oltre che incivili e disumane, anche controproducenti e demenziali, perché quest'idea di levargli le moschee, non dargli una casa, non farli vivere malissimo, trattarli malissimo, e insultarli... Non farli entrare. Esatto, non farli entrare, insultarli tutte le sere in televisione, indipendentemente dal fatto che siano dei profughi, che siano dei delinquenti, che siano dei clandestini, che siano degli irregolari, che lavorino, che delinquano. È assurdo, perché se noi vogliamo che la nostra civiltà venga apprezzata da loro, gliela dovremmo in parte far assaggiare anche a loro, sarà brutto dirlo, cerchiamo di comprarceli in qualche modo, cioè cerchiamo di farli vivere mediamente bene, perché guarda che per arrivare a desiderare di farsi esplodere, no? A parte che si devono anche drogare molto spesso per arrivare a farsi esplodere, guarda che arrivare a sognare di farsi esplodere vuol dire che veramente non hanno nulla da perdere.